Buongiorno gente e benvenuti qui all'Hungry Marmot. Peccato che siano un poco distanti, circa 300 km, ma sullo sfondo ci sono delle fantastiche Alpi illuminate da questa bellissima giornata di fine dicembre. Ci sono 15 gradi, un tempo bellissimo. Ma non perdiamoci in parole, oggi parleremo di come collegare e alimentare un subwoofer. Andiamo! Allora, questo è il subwoofer che andremo a collegare oggi. Si chiama Bass Pro SL della JBL. Andiamo a vedere più nel dettaglio le sue specifiche tecniche. Allora ragazzi, adesso il lavoro consisterà nello smontare il cruscotto e togliere momentaneamente l'autoradio. Ho un altro video, basta cliccare qui sopra, potrete capire come smontare il cruscotto, che è veramente una cavolata. Ma qui fondamentalmente abbiamo bisogno di due collegamenti, le uscite destro e sinistro da collegare al sub. Per questo autoradio c'era in dotazione questo cavetto che si attacca direttamente dietro. L'altra connessione che ci interessa è lo switch che permette di spegnere il sub ogni volta che accendiamo e spegniamo l'autoradio. Ecco qua il cavo che, come vedete, c'è scritto amp con, che io ho collegato ma che stranamente non funziona. Ho provato con un tester e qua non escono i 12 volt, non esce niente. Però ho risolto collegandomi al cavo dell'antenna. È un altro switch ma riguarda l'antenna e adesso ci collegheremo l'alimentazione accendi e spegni dell'amplificatore. Ecco fatto. Ho collegato le due uscite per il suono. Allora ragazzi, come prima cosa cominciamo subito dal collegamento del subwoofer. L'ho collegato qua, vedete? Lì abbiamo il fusibile, questo è il giro che gli ho fatto fare, praticamente va qua, passa qui, viene nascosto qua dietro, arriva qua e poi prosegue qua dentro fino ad arrivare al montante della portiera. Fino ad arrivare esattamente a questa connessione, come potete vedere, e questa è la massa. L'ho collegato qui, tutti i fili passano sotto il sedile e poi proseguono qua dentro e riescono qua. Prendiamo questa copertura e richiudiamo il tutto. Questo è il cavo RCA che abbiamo collegato all'autoradio e poi alla fine questo sub non facciamo altro che metterlo sotto il sedile, così, scusate il tappetino un po' sporco, poi risulterà così. Proverò a farvi sentire la qualità audio, ma lo sapete anche voi che non è che si potranno sentire chissà quali bassi attraverso questa telecamerina. Però posso dirvi che per i 125 watt nominali picchia molto soddisfacente. Andremo ad accendere l'autoradio. Noterete che appena accendo l'autoradio si accenderà qui. Eccolo lì. E tramite questo comando regolo il volume del sub. Adesso di bassi non ce ne sono più, notate la differenza? Comunque ragazzi, il collegamento del sub è veramente una cosa semplicissima. Ci vediamo alla prossima.